Eccoci qua, siamo pronti con il nostro continua. Infatti, come potete vedere, ho fatto due salvataggi, no? Dove ho praticamente una nella locanda, dove ci siamo salutati prima di staccare la live ieri sera. E poi, come potete vedere, stamattina alle 5, perché mi sono svegliato presto per andare a fare la mia corsa mattutina. Quindi, ovviamente mi sveglio presto, faccio la mia corsetta mattutina e poi faccio colazione e tutto il resto. E mi sono fatto un giretto e praticamente in mezz'ora che mi sono fatto un giretto mi sono iniziati a scattare eventi uno dopo l'altro, quindi ho detto no, aspetta, mi fermo e poi continuo in live, perché sennò così è un casino, non riesco più a ricordarmi dove ero, non riesco più a ricordarmi dove sono, e quindi carichiamo prima questo e poi ricarichiamo l'altro. La prossima volta stampo la tua faccia e l'attacco solo mi ci trovo senza il tuo faccione. Vabbè, probabilmente stasera metto la cam. Per il momento non la metto perché questa è comunque una serie che poi ricarico su YouTube. Quindi preferisco avere lo schermo pulito, senza niente, senza nessun ghirigoro, senza niente attorno. È come se stessi registrando, però in live. Ecco, mettiamola così. Quindi preferisco avere lo schermo pulito. Però stasera, che comunque facciamo Ever Crisis, diciamo, è una cosa che facciamo in live tutti insieme. Rimetto la cam, rimetterò tutto come sempre. Quindi non vi preoccupate, non vi preoccupate. Sono comunque ancora vivo, sono sempre brutto nello stesso modo, quindi non è cambiato nulla per il momento. Allora, ci eravamo salutati praticamente qui la volta scorsa. Appunto dentro la locanda, ecco il mio pad che fa drift, che se ne va tutto da solo, però va bene così, noi siamo a posto. E praticamente che cosa succede? Succede che io mi ero dimenticato che nella locanda si potesse già fare il formagruppo. Infatti, praticamente nel formagruppo io posso prendere già la nuova recluta, ovvero Francesca, che è l'ultimo personaggio che praticamente abbiamo reclutato prima di chiudere, e quindi lo possiamo già mettere all'interno del party. Io mi ero praticamente convinto del fatto che in realtà dovessi ritornare alla base per prendere i personaggi, perché in Shuikoden per cambiare i membri del party bisognava parlare con Leona, almeno in Shuikoden 2. Io farò tanto riferimento più al 2 che all'uno di Shuikoden, perché secondo me è quello che ci si avvicina di più, sia come stile, sia come grafico, che come tutto. Credo che questo sia veramente una sorta di, non dico copia e incolla, ma molto 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 ispirato al secondo capitolo della saga, e tra l'altro è anche il mio preferito, quindi i riferimenti saranno sempre più espliciti verso il secondo capitolo della saga. E in Shuikoden 2, quando dovevi cambiare i membri del party, dovevi andare da Leona, che era praticamente colei che gestiva l'osteria all'interno del gioco. Mentre invece qui tutte le locande del gioco e delle città ti consentono di gestire il party. Quindi io non ho bisogno di tornare indietro fino, diciamo, al mio quartier generale per, appunto, trovare i personaggi, ma posso tranquillamente cambiare il party alle locande. E sta cosa è bellissima, è una cosa fantastica, ti fa risparmiare un sacco di tempo. E io questa cosa non me la ricordavo, cioè non mi era tolta completamente dalla testa. Ora invece fortunatamente me la ricordo, e quindi possiamo comunque velocizzare un po' quello che ho fatto ieri, perché io comunque sia ieri non ho fatto granché. Sono praticamente uscito dalla città e ho reclutato altri due personaggi. No. Sì, vabbè, fondamentalmente è come se ne avessi reclutati due. Quindi andiamoli a riprendere. Stasera abbiamo sfregiato Guercia senza un braccio e con due tettoni. Oddio, madonna mia, cioè proprio totalmente stravolto. Totalmente, totalmente stravolto. No, vabbè, non esageriamo. Non c'è nulla di anormale per il momento. Cioè, nel senso, sono sempre lo stesso. Allora, no, aspetta, non dovevo andare qui, ho sbagliato. Vabbè, rip. Vabbè, questo è comunque un altro villaggio, che comunque sia, vabbè, presentazione, perché è la prima volta che ci entriamo. Però qui non c'era nulla di interessante, perché ci sono passato, ho fatto un giro, non dovevo andare qua, ho sbagliato zona, non dovevo andare qua. Ma dovevamo andare da questo lato, ovvero al confine. Eccolo qua. Esatto, vedete, lì praticamente c'è già.
Eccolo qui. Smettila di opporre resistenza, criminale. Per l'ultima volta, non sono un criminale, ma un bandito. È la stessa cosa. Accidenti, non ho attaccato il tuo stupido villaggio. È vero, provengo da un luogo in cui si scorrazza veloci come il vento. A volte si fa qualche marachella, ma ho cambiato vita. E ovviamente, come in un qualsiasi titolo del genere, i personaggi, diciamo, con una texture particolare e ovviamente con il viso raffigurato durante il dialogo, indica personaggio reclutabile. Questo l'abbiamo già discusso ieri. Non è nulla che ti riguardi, perciò se non vuoi finire allo stesso modo, ti consiglio di tirare dritto. Sì, non credo di poterlo fare. Perché questo ragazzo è sospettato? Mi prendi in giro? Guarda com'è vestito, non potrebbe essere più sospetto di così. Sì, ottimo lavoro, ispettore tontolone. Indosso questi stracci perché sono un regalo dei miei fratelli banditi. Preferirei morire anziché cambiarmi. Lo accusi solo perché è vestito in quel modo? Non voglio correre rischi. Dei criminali hanno saccheggiato i nostri villaggi vicino al confine con l'impero, non hai sentito? Ecco, e qui ovviamente possiamo scegliere, non è lui il colpevole, però io avevo risposto praticamente questo. Non è un criminale, ma un bandito. Non è un criminale, ma un bandito, così come ha detto lui, no? Ho provato a dirlo non so quante volte a questi imbecilli, ma si rifiutano di ascoltarmi. I banditi hanno un codice d'onore. Noi non saccheggiamo i villaggi. Ti dispiace se da qui in poi me ne occupo io? E tu chi sei? Io sono Nowa, delle guardie di Eltiswise. Ah, fai parte del gruppo di sua signoria. D'accordo, se vuoi assumerti tu la responsabilità, fai pure. Cosa credi di fare? Non preoccuparti, puoi fidarti di me. Hai detto di non aver attaccato il villaggio, giusto? Oh, finalmente qualcuno che mi ascolta. Non so per quale assurdo motivo ho deciso di difendere questo tizio. Se combina qualche guaio, sarà colpa tua. Sì, capito, sarà colpa mia. Non farmene pentire. Grazie per l'aiuto, amico. Sei davvero un tipo virtuoso. Deve esserci stato lo zampino della sorte. Che ne dici? Posso unirmi al tuo gruppo? Sono qui per fare grandi cose. Grandissime. E noi, ovviamente, sì. Grandissime in che senso? Nel senso di cose grandissime. Che razza di domanda è? Mi chiamo Yusuke. Hai davanti a te uno dei prossimi titani. Ne combineremo delle belle insieme, capo, me lo sento. Ok, ti do il benvenuto a bordo. Visto, lui sì che sa di cosa parla. E qui abbiamo reclutato finalmente un altro personaggio. Yusuke, grande sognatore. Con la presentazione, ovviamente, e il suo sprite durante la battaglia. E lui utilizza praticamente le arti marziali. Fighissimo. Sembra un po' un misto tra Zamza e... che era un altro appunto personaggio di Shuikoden 2 che praticamente utilizzava le arti marziali. Ok, fatto questo, io poi praticamente ho visitato ovviamente gli altri villaggi, ho visitato un po' tutto. L'unica zona in cui non sono andato è quella caverna lì praticamente a ovest, lì sulla sinistra. Però non credo che ci sia qualcosa, perché... la foresta in alto a sinistra è praticamente bloccata da una frana, quindi non ci si può andare per ora. Dove siamo stati adesso, ovvero nella fortezza, si passa il confine e si ritorna a dove eravamo all'inizio del gioco. Ho fatto un giro anche lì, cercando di vedere se c'era qualcosa di particolare e non c'era niente, quindi anche lì un buco nell'acqua. A questo punto poi, cosa ho fatto? Siccome ero convinto di dover tornare... ero convinto di tornare al paese, capire dalla trama, io devo in un qualche modo reclutare o fare, lo incontreremo adesso, qui, a Eltiswise, ovvero nella mia città d'origine. Esatto, perché ne ho soltanto 4 infatti. I personaggi possono essere inseriti nel party solo nelle locande. Invece, nei vecchi Suikoden poteva capitare che alcuni personaggi ti dicevano... posso venire con te subito oppure vuoi che ti aspetti al castello? E tu dicevi no, vieni con me subito.
e allora te lo portavi subito con te. Invece qui vengono mandati, almeno per il momento sembra che vengano mandati tutti quanti direttamente alla fortezza, e poi tu alla locanda li puoi tenere. Il party qui non è soltanto da 6, cioè nel senso, sì, i combattenti sono 6, però è stata copiata la struttura di Shuigoden 5. Perché la struttura di Shuigoden 5? Perché quando voi praticamente formate il vostro gruppo, come potete notare, abbiamo i 6 personaggi che combattono, con ovviamente fronte e retro, quindi diciamo linea principale e linea secondaria, ma allo stesso tempo abbiamo 3 riserve e un personaggio che possiamo portare come support. Quindi abbiamo praticamente un team da 9, fondamentalmente, perché abbiamo 6 attivi più 3 sostituti e un personaggio che ce lo possiamo portare dietro come support. E ovviamente, per quanto riguarda il personaggio di support, ci consentirà comunque di ottenere dei bonus, come magari ottenere più esperienza, ottenere più soldi, ottenere un drop più favorevole degli oggetti da parte dei mostri, eccetera eccetera. Quindi abbiamo comunque la possibilità di sfruttare tutti i personaggi, sia quelli che combattono che quelli che non combattono, esattamente come Shuigoden 5, perché era la stessa identica cosa. Ecco, questa invece secondo me è la trama, perché vedete, io ora qua incontro sta ragazzina. Ah, però Francesca ha l'interazione, mi sa, eh? Scusa, andavo di fretta. Conosce Francesca? No, forse no. Sai per caso dove si trova il crinale della gola rossa? Dovrebbe essere est di qui, giusto? Aiuta questa ragazza. Beh, la direzione è quella. Sì, va bene. Malvagio. La ragazza magica Mellor è pronta a dispensare amore e giustizia in egual misura. Sto arrivando. Grazie, signore. Arigato Oni-chan. Tra l'altro lo chiama fratellone. Non so, mi ha accolto alla sprovvista e non ho pensato a fermarla. Non possiamo permettere che una ragazzina vaghi da sola per il crinale della gola rossa. Forza. Strano che però c'era Francesca qui che guardava. Pensavo avesse un'interazione extra. Perché ovviamente poi per reclutare alcuni personaggi mi serviranno altri personaggi per fare appunto una sorta di raccomandazione, no? Nel dire no, vieni con noi nel gruppo, dai, noi siamo fighi, siamo belli, eccetera, eccetera. Esattamente come funzionava anche negli altri Shuikoden, no? Dove alcuni personaggi li recluti perché appunto li recluti e basta, altri invece devono essere convinti nell'essere reclutati. Ecco, qua c'era un altro personaggio che per ora non ho reclutato, ma che sicuramente recluteremo in futuro. Gar, vecchia canaglia, ne è passato di tempo. Cosa diavolo ci fai di nuovo qui, Sabine? Avevo sentito dire che eri impegnata a reprimere una ribellione a Kenan. Oh, è stata repressa. Ho pensato di venire a riposare le mie stanche ossa qui per un po'. Venire alla guardia è la tua idea di riposo? Forse. O forse ho sentito profumo di opportunità. Chi è questo? Uno dei tuoi uomini? Ecco, tutti affascinati. Come ti chiami? Noah. Vedi, Noah, quando sei un mercenario da tanto tempo come me, ti basta uno sguardo per sapere se un uomo ha i giorni contati. Non ti vedo bene, ragazzino. Che significa? Cosa significa? Sabine. Dimentica ciò che ho detto. Sarà l'alcol che mi fa parlare così. Tra l'altro lei è praticamente la copia di Anita, un altro personaggio che mi viene in mente. I bravi uomini sanno che ogni vita è preziosa, anche la propria. Sì, un bravo uomo, Noah. Cioè, io ogni personaggio che vedo qui lo identifico praticamente con un personaggio di Shuikoden, di Shuikoden 2. Cioè, proprio già ce l'ho in mente ogni personaggio a chi somiglia. Chi era quella signora deliziosa? Sabine è una vecchia amica. No, mi riderebbe in faccia per averla chiamata così. È una vecchia conoscenza. È un po' troppo vecchia per fare ancora la mercenaria, ma credo che sia un po' troppo testarda per morire. Sì, lo vedo. Allora, in realtà credo che ci sarà la nave da viaggio, perché io ho visto alcuni porticcioli, solo che nei porticcioli l'interazione che mi ha dato nella mappa era quella della pesca. Quindi ci sarà ovviamente la pesca, però credo che i porticcioli facciano anche da attracco per le navi.
Quindi, vabbè, purtroppo... Allora, vabbè, credo che comunque le battaglie casuali poi... è sempre una questione appunto di anche di probabilità. È vero che in acqua magari c'era questa specie di percentuale aumentata, però per il momento ho notato che almeno sulla terraferma i combattimenti, diciamo, sì, ovviamente ci sono, però non sono molto opprimenti. Cioè, puoi comunque fare un bel pezzo di strada e riuscire tranquillamente a gestire la situazione. Allora, intanto prendiamoci anche il nostro Yusuke, che giustamente adesso ce lo siamo portati. Cioè, adesso ce lo possiamo portare in realtà. Ecco, gruppo, mettiamo... No, vabbè, Yusuke lo posso mettere lì, loro due dietro, perfetto, ok, ci siamo. E andiamo a potenziare le armi. Anzi, in realtà ora come ora potrei effettivamente ricaricare il mio salvataggio, perché ora come ora ho fatto tutto quello che avevo fatto anche prima. Però va bene, tanto non ho fatto nient'altro in più, quindi... Anzi no, ricarichiamo l'altro salvataggio, perché ho fatto più esplorazione nell'altro... Ho fatto più esplorazione nell'altro titolo. Ecco, vi ho fatto vedere quello che ho fatto e poi ho staccato, perché ho detto no, basta. Ho detto troppa roba, già ho fatto, non va bene, questa la dobbiamo fare in live. E qui siamo praticamente nella stessa situazione, forse con qualche livello in più. Dovrei effettivamente andare a vedere... Ecco, vedi, questo lo posso equipaggiare a lui. Dovrei vedere se magari dall'armaiolo posso comprare magari qualche armatura, qualcosa. Il 5 è bellissimo. Il Shuikoden 5 penso che sia uno di quelli che si è avvicinato di più ai vecchi Shuikoden. Infatti io mi ci sono trovato molto bene a giocare. Diciamo che il 3 e il 4 li ho recuperati soltanto da poco, da relativamente poco, e non mi sono piaciuti tantissimo, se devo essere onesto. Il mio preferito in assoluto rimarrà il 2. Il 2... Ah, due vecchiette uguali, ottimo. Il 2 rimarrà secondo me il più bello in assoluto a cui ho giocato, a cui sono anche più affezionato. Però il 5 è quello che probabilmente lo metterei in seconda posizione. Lo metterei sicuramente in seconda posizione, perché è uno di quelli che proprio mi ha dato le stesse vibes del 2. Anche perché comunque tanti personaggi del 2 si vedono anche nel 5, essendo comunque il 5 cronologicamente parlando una sorta di prequel di quello che succede poi ovviamente nell'1 e nel 2. Cioè praticamente il 5 è praticamente, cronologicamente parlando, è un prequel. Quindi alcuni personaggi che tu vedi in Shuikoden 2 soprattutto li rivedi anche nel 5. Quindi è carina, molto carina come cosa. Allora, vediamo se ho qualcosa di interessante per gli altri. Ma credo di no. 40, 51... 49, no. Non c'è tutta sta gran differenza. Va bene. Ok, ci sta, via. Ok, sì, ho ricaricato ovviamente perché, ripeto, qua ho fatto più esplorazione rispetto a quello che stavo facendo prima, perché sono andato anche nell'altro continente, mi sono fatto un giro anche nell'altro continente, ho guardato un po' se c'erano altre robe particolari e quindi mi sono diciamo un pochettino goduto il panorama, mettiamola così. Anche perché comunque... Diciamo molto di quello che mi piace commentare al momento sono tutti i confronti che faccio con i vecchi. Ah, ecco, un altro porticciolo. Però qui, ecco, la pesca. Qui siamo sul lago. Esatto, ti serve una canna da pesca. Quindi qui abbiamo trovato, ecco, e poi me lo segna praticamente sulla mappa. Ecco, sì, un altro posto dove pescare. Ecco, e qui invece c'è il monte dove dobbiamo andare in questo momento. Cioè, il gioco bello colorato così è, per me è già una grandissima soddisfazione anche proprio dal punto di vista visivo. Io adoro i giochi colorati in questo modo. Proprio mi piacciono, mi trasmettono allegria, mi...